Francesco Vacone, abbiamo completato la squadra di quest'anno, la salvezza è arrivata, una vittoria contro il Ciampino che primo tempo qualche difficoltà, ma poi è venuta fuori la squadra, Paterna di Cardone, quindi in evidenza il giocatore più rappresentativo di questa squadra. Vabbè, finalmente la salvezza è arrivata, veramente aspettavamo questo. Questo è il ringraziamento dei brasiliani, Francesco. Gli stranieri che ti hanno comunque fatto il doccio. Aspettavamo questa salvezza già la scorsa settimana. Però alla fine è venuta oggi, soprattutto è stata una bella partita. E veramente voglio ringraziare tutti i ragazzi, sono stati eccezionali dal primo all'ultimo. E poi vabbè, un elogio va dato a Manuel Cardone che quest'anno con i suoi gol ci ha trascinato a questa salvezza che sembrava facile, ma che in realtà abbiamo visto su ogni campo, abbiamo lottato, nessuno ci ha regalato nulla, e questo ci dà veramente molta più soddisfazione. Il dato principale è che comunque la squadra con il gioco del mister Croc deve essere in salute. Se qualcuno non sta bene, non funziona benissimo. Non a caso siamo una delle squadre che ha subito più gol di tutto il campionato, ma siamo anche il secondo e il terzo miglior attacco, quindi questo ti fa capire proprio che se i ragazzi non stanno in salute, se non hanno una condizione atletica, che quest'anno è mancata solo a tratti, ma solo per una questione di infortuni, perché poi abbiamo avuto un periodo della stagione che siamo stati infortunati. La squadra ha corso, questo ha dato merito al professore Massimo Simeone, quindi il lavoro che chiede il mister è un lavoro dispendioso, però se i ragazzi stanno bene lo riescono a fare alla grande. Un allenatore che comunque vi ha fatto appunto crescere anche in C1, quindi salvezza è vero raggiunta in ritardo, però ci può stare, visto che nella punta frangente del campionato la squadra non era al completo e quindi i cambi durante il match non c'erano. Ma noi abbiamo pagato l'inizio, perché molti punti li abbiamo buttati le prime 4-5 giornate, in verità, perché non eravamo abituati al tempo effettivo. Poi a un certo punto abbiamo ingranato, ma a metà stagione sono venuti meno un bel po' di ragazzi e alla fine la situazione si è complicata più del dovuto. Però, ripeto, l'obiettivo è stato raggiunto, una giornata in anticipo, adesso ci andiamo a godere questa Pasqua, grazie di Dio, e poi il 6 aprile andremo ad Ardea. E poi il futuro che chiaramente si vedrà. E poi vediamo il futuro, però ci abbiamo ancora da concludere il campionato delle ragazze di Mister Collo, che comunque anche loro stanno facendo un ottimo campionato, anche se ieri purtroppo anche lì abbiamo una serie di infortuni che con una squadra a completo ci stavamo giocando i playoff. Adesso purtroppo stiamo avendo delle battute d'arresto, ma anche lì il prossimo anno vedremo di fare qualcosa di più. Vabbè, niente, allora ho preso la sicurezza, adesso puoi andare a festeggiare con i ragazzi, andiamo a berci qualche birra con i ragazzi. Grazie, felice, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.